madre mia, il catalogo è questo, delle belle che avvolta il padron mio. Teatro e memoria sono già due bellissime parole. Messe insieme formano 100.000 pagine di teatro napoletano a disposizione del mondo, naturalmente quello virtuale, attraverso la creazione di un archivio digitale che invitiamo a consultare sul sito in sovraimpressione. Il progetto è stato presentato ieri, 1 dicembre, nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale, attraverso i primi due quaderni di archivio di Teatro Napoli. Teatro e memoria, Madamina, il catalogo in rete, a cura di Ernesto Cilento, e La Lucchesi Palli, storia di una biblioteca napoletana, di Rosaria Borrelli. Si comincia con la prima edizione del Candelaio di Giordano Bruno, 1582, e si percorrono strade che passano per Viviani e De Filippo, anche attraverso epistolari, locandine, dipinti, bozzetti, contratti e rassegne stampa. 10 anni di lavoro per un risultato che è bello considerare ancora come l'inizio di un progetto, che si arricchirà anche con altre acquisizioni, come la realtà contemporanea degli oltre 30 anni di Teatri Uniti, da Falso Movimento di Martoni a Teatro dei Mutamenti di Neiviller. È uno strumento che la tecnologia moderna ci mette a disposizione per moltiplicare le fonti. Voglio dire, studiando la storia del teatro devi andare alle fonti, le fonti fatalmente sono in biblioteca. Allora noi moltiplichiamo queste fonti, le duplichiamo, possiamo moltiplicare all'infinito con un sentimento doppio. Cioè, da un lato ci fa piacere perché il nostro compito è quello di divulgare, da un altro lato ci dispiace perché noi più divulghiamo meno la gente viene in biblioteca. Però la gente che può trovare delle altre motivazioni molto più gradevoli e piacevoli di venire in biblioteca per accedere alla dimensione della pura lettura, del piacere della lettura in una biblioteca che è, come si ricorda Mauro, una delle più belle biblioteche del mondo. E trovandoci proprio nella Sala Rari, circondati da una delle collezioni di incunaboli più preziosa d'Europa, viene da pensare che nonostante un'anima di carta, dalla seconda metà del 400 loro hanno già superato il 2000. Ora col passaggio di consegne vedremo come si comporterà la tecnologia.